Eccolo qui, un uomo, un perché, una piccola gioia nel mondo di Age. Signori, siamo su Age of Empires e qui stiamo vedendo Monesi, un uomo, un perché. Monesi, questa leccata ti costerà almeno 100 euro, poco ma sicuro. Una cosa è certa, siamo qui davanti a un uomo che apprezza tantissimo Age e che spero quest'oggi ci regali emozioni, momenti difficili, ma anche momenti di incredibile interesse, ok? Perché Age è un miasma di emozioni, è una partita a senso unico oppure è fatta di quei cavilli, quelle piccolezze, quelle minuzie, quei problemi che molti di voi mi mandano, mi dicono: cosa posso fare per questo? Cosa voglio fare per quest'altro? Cosa si può fare per questo errore? Amici, ce ne sarebbe da dire di cotte e di crude e noi qui cerchiamo ovviamente di dire a tutti qualcosina, poco poco, giusto per ogni volta. No grandi cambiamenti, non servono a nessuno. Piccoli, buoni, ma importanti. E iniziamo immediatamente a vedere Derek contro Monesi. Qua abbiamo due player. Che come ho fatto il video poche settimane fa delle ranked di Age, sicuramente anche voi vedrete che 1325, 1272, no? Ballano indubbiamente sì più 50 punti ranked, ma diciamo che in un'ottica generale, se dovessimo fare un macro gruppo, sicuramente ci troviamo in una no, ci troviamo in una zona bella precisa della rank e anche se ci sono 50 posizioni di differenza, attenzione, vediamo qui cosa fa Derek. Lo prenderà, non lo prenderà, lo prenderà tutto. Elefantino, dagli giù, niente, bravissimo. Un'ottima tecnica. Osserviamo quando Monesi andrà a prendersi il suo di elefante. Dicevo, sono tutte lì accorpate, considerate questa differenza poco, niente, facilmente superabile. Ribadisco, torno sempre a quel momento, a quel video nella quale uno dice: non è bel equilibrato il rank di Age? Io vi dico sì, senza alcun dubbio. E l'elefante cade. Ma 100 punti di rank, 50 punti di rank, consideratevi tranquillamente fratelli, perché le rank, o comunque oggigiorno le partite classificate, i player sono così tanto migliorati, scusatemi, e la differenza tra di loro è relativamente minima, o per meglio dire, si muore, si vince per problemi microscopici e non macroscopici e penso vivamente che ormai i rank 1004 siano assolutissimamente di ottimo livello qualitativo. Non fatevi assolutissimamente no, far condizionare dal fatto che non è neanche 1000. Non fatelo, ok? Anche questi player, anche questo rank vi fa comprendere qual è la differenza tra voi e Monesi, qual è la differenza tra Monesi e Raid, che so essere un livello oltre, se non vado errato, oltre il 1950, l'ultima volta che l'ho visto. Insomma, riuscire a trovare le differenze, no? Tra questi player è davvero importante, ma soprattutto quest'oggi ci focalizzeremo su questa cosa, e cioè le differenze tra Monesi e il suo avversario. Vediamo che le aperture sono relativamente standard, ma vediamo anche un Monesi territorialmente piazzato, messo peggio rispetto al suo avversario. Insomma, questa, no? Strettoia, questa zona un po' più piccola e più facile da coprire che se non questa, ok? In una mappa, ovviamente, come Arabia,
ovviamente questo discorso trova il tempo che lascia. Perché? Perché girate, non andate dritti, scoprite, guardate i punti di attacco se arrivate fast e veloce con un arciere, scout, milizia e quello che volete. I punti di accesso, state pur tranquilli che ancora al 12° minuto in game voi li troverete, poco ma sicuro. Garantisce Babbo Natale top off eSport Interpretation, come cavolo volete chiamarmi. Vediamo per che cosa si opta. Si opta ovviamente per ridurre, non chiudere completamente, ma ridurre le possibilità di accesso, cercare di prevenire possibili attacchi. Molto bene questa tecnica, mi piace. Ok, qua abbiamo, osservate, sono differenze piccole. Noi non siamo qui a dire bravo Monesi, bravo nonno in Cariola. Noi osserviamo, ok? Prendete taccuino, come faccio io, come quando faccio i miei appunti. Guardate, questo è un bel librone pieno zeppo di appunti su game varie ed eventuali, e anche cose che non dovreste vedere. Ma essenzialmente, guardate, questo è un tipo di difesa che si basa sulla difesa utilizzi punti di ancoraggio territoriale per creare la difesa, ok? Nel caso in cui non li avete, ecco che girare in questa maniera, evitare o comunque gestire bene, no? Stringere le possibilità di attacco è cosa buona e giusta. Ricordatevi sempre che in una strategia così potete mettere l'occhio sulle possibili aperture di queste degli abitanti del villaggio sul legname con nel tempo lungo, ok? Cosa sto dicendo? Lo dico in parole più semplici. Questi uomini taglieranno gli alberi, non avrete in qualche maniera l'ansia che questi sfondino completamente il tutto per lasciare essenzialmente quello spiraglietto, quel buco che poi qualcuno potrebbe usufruire per entrare. Qui invece c'è quella possibilità, no? Comprendete che cosa sto dicendo? Sbagli il buco, l'abitante del villaggio prende questo, poi questo. Comprendete cosa dico? Attenzione, buona strategia, ma in questo caso effetto correlato, effetto secondario, causa-effetto, dovrete stare un pochetto più attenti ai vostri abitanti del villaggio, cosa stanno facendo. Anche qui è solo un albero, se mappa non mi inganna, che poi blocca chi arriverà. Claro? Clara bella a tutti. In questo caso, invece, gli abitanti del villaggio, se adeguatamente gestiti, diciamo che... Diciamo che forse avete qualche tempismo in più. Anche questa strategia di mettere considerare bene gli spazi, no? E in qualche maniera... far ravvicinare un po' tutto, a me non dispiace. Se si è bravi nel micromanagement, si può fare. Cavaliere e tre fanterie. Non è saggio. Bravo, Monesi, bravo. Gira, portateli in giro questi uomini. Fagli fare una bella scarpinata. È stato Derex il primo ad arrivare. Vediamo come questo primo attacco, questo primo senso di oppressione si fa sentire nella mente e nello stile del gameplay del nostro Monesi. Ce ne sono tanti, si cerca di chiudere, grande azione, attacco, fuggi da parte di Monese e del suo cavallo, che osservano dove si sta muovendo l'avversario. Subito si porta avanti con
con il counter giusto, per l'amor del cielo, è giusto. E che? Boh. È il counter giusto, è quello che si muove, sta dentro il centro città, evita, si può muovere, può colpire protetto dal centro città, eccetera, eccetera. Giusto, tutto corretto. Certo è che poniamo attenzione alle prossime mosse. Chiusura da parte di... Guardate, guardate qua, quello che vi dicevo prima. Esattamente quello che vi dicevo prima. Neanche a dirlo, sembra letta la partita, sembra che io l'abbia già vista, ma io vi ricordo che quello che facciamo qui, quello che faccio qui, non è prepararsi. Non guardo mai i vostri gameplay, mai, a nessun livello di nessuno, ok? Ma mi fa piacere che ovviamente dopo tutto tempo che noi siamo qui insieme, che leggiamo i vostri game, ci azzecchiamo, ci comprendiamo. I vostri commenti sono anche estremamente pertinenti, le vostre email, il vostro modo di capire qual è stato il vostro errore è giusto, un buon modo di approcciarsi, ok? Comprendere dove si è sbagliato e già avete già fatto non il passo per imparare, avete già fatto un passone enorme, il 60% l'avete già compreso. Ok, si punta all'espansione adesso. Ampi punti di mappa presi. Porca miseria, quanta gente c'è. L'avversario sta utilizzando tantissima energia, no? Tantissima macro per avere un esercito importante. Cioè, guardate, 7 arcieri, 3 fanterie, il nostro Monesi. Sì. Quello che ha è questo, per dire. Non... comprendete? La macro è praticamente identica. Sto cercando di vedere tra i due player chi ha un accumulo maggiore all'interno del... Ecco, fermi, qui, momento. Osservate cosa sta succedendo in questo preciso momento. Qual è la risorsa che in questo preciso momento Monesi si è fatto sfuggire? Che è importantissima, che bisogna proteggere quasi al costo della vita, che... meriterà sicuramente da parte dei player più avanti che si va un occhio più accurato. Lo vedete in questo preciso momento? L'ho lasciato lì apposta al monitor. Il loro, essenzialmente loro. Senza loro non passate all'età dei castelli. Senza loro alcuni power up importanti non li avete, ok? Loro è una risorsa in Age, non una qualsiasi, ok? È la risorsa che vi fa andare avanti, è proprio la risorsa evolutiva. Mentre legno e cibo vi permettono di creare economia, anche tenere in piedi un esercito, perché lo sappiamo, esiste l'ago, le premium unit e le trash unit, no? Comprendete questo discorso? L'oro è essenziale per evolversi, senza di quello non si può fare quasi nulla. Essersi portati lì, aver fatto in modo tale che la macro di Monesi ne risentisse è quasi più fastidioso, e lo sentiremo, credo, nel game in maniera abbastanza importante. E vedremo forse, dico forse, poi vedremo come va il game, vedremo un ritardo nello sviluppo e nella crescita e nella svolta, forse, di questo gameplay da parte di Monesi. Io credo, ragazzi, che vedremo tutto questo. Portare via abitanti del villaggio da loro. Essere così oppresso porterà sicuramente... l'ansia porterà sicuramente Monesi a un ritardo un po' di tutto quello che dovrebbe fare. Come si può fare per evitare tutto questo? Se avessi le risposte ve le direi probabilmente, ma sicuramente
posizionarsi, avere una torre, no? Fare un punto importante con una torre, magari in questa zona, eccetera, eccetera, è sicuramente un fattore che può permettervi di resistere molto velocemente a questi generi di attacchi. Un secondo, ragazzi, mi blocco. Ecco, a me questa cosa dà un po' fastidio. Ecco, osservate la posizione dell'oro dell'avversario. Osserva. Voi sapete che quando viene generata una mappa, ok, e questo l'avevo già letto in un forum, ma essenzialmente non ci avevo dato assolutissimamente peso. Quando viene generata una mappa, essenzialmente, sebbene sembra molto diversa da un punto a un punto, 2 versus 2, stiamo sempre parlando, ma essenzialmente, quando viene generata, essa è quasi simile in tutto e per tutto tra i due player, appunto per non favorire uno dei due. Faccio un semplice esempio. Qui abbiamo 7 blocchi di oro, qui abbiamo 7 blocchi di oro. La prima fonte di pietra che abbiamo è 5 blocchi di 5 di pietra. Dov'è la prima di monesi? Oh miseria, porca. Eccoli qua. 5. Eccoli qua, sì. La seconda di oro è 4. La seconda di oro è 4. Comprendete cosa dico? Avete mai notato questa minuzia? A me me l'ha fatta notare un player di altissimo livello, ok? E a un certo punto ho detto, porca puzzetta, è una cosa talmente chiara che tutti noi, io, te, che stiamo vedendo questo video, abbiamo sempre visto. Quante partite abbiamo giocato nella nostra vita Age? Centinaia di migliaia, ok? Eppure, osservate di come, sebbene entrambe le parti dovrebbero essere in qualche maniera equilibrate, l'oro di questo, l'oro suo, l'oro di Derex, in qualche maniera è più protetto rispetto all'oro che ha Monesi. Il discorso che vi ho fatto prima, metti qua, gli arcieri arrivano e ti bloccano, eccetera, eccetera, a un certo punto mi ha risvegliato questo ricordo. Perché se dovesse essere fatto giusto, quest'oro non doveva stare qui. Doveva stare qui. Ok? Per appunto essere nella parte più lontana possibile che l'avversario ti andava a toccare. Se qua lui avesse avuto l'oro, obiettivamente, ragazzi, era un altro paio di maniche. La struttura, la difesa doveva essere gestita in un'altra maniera, ma soprattutto il tuo avversario, sebbene ovviamente tu possa fare tutti i giri della carriola che tu vuoi, probabilmente il primo punto che colpirai è quello frontale. Monesi si ritrova fortemente, a mio parere, sfavorito dalla mappa. Ve l'avevo già fatto notare sugli alberi, ora lo noto sull'oro, lui ce l'ha verso il suo avversario, ma anche sulla pietra. Osservate la differenza, io non ne vedo altre, ne segno 9, ok? Perché io posso selezionare tutto quello, perché è la regia che mi permette di selezionare. Guardate la pietra come è fuori rispetto a una pietra molto più vicina al suo avversario. Almeno il primo blocco di pietra. Il primo blocco di pietra Monesi ce l'ha lontano anni luce. Monesi, mi sa che equilibrata la mappa non è. Equilibrata la mappa non è. Datemi pure contro, mettete pure dislike se non credete che questo discorso abbia un filo. Vi ho portato tutti i dati più avvaloranti che si possono pensare. Me l'aveva già, ribadisco, me l'aveva già fatto notare un player. Avevo letto su un forum di come alcuni team si stavano cercando di approdare, no, al competitivo di Age, perché sto studiando i regolamenti
europei, nazionali, per far partecipare le persone all'interno di questi tornei, e c'è chi dice a un certo punto c'è uno sbarramento non tanto dovuto ai player forti, ma uno sbarramento inteso come che c'è qualche partita che i tempismi mi si sballano di poco, ma mi si sballano. Lui riesce a fare o riesce a ottenere qualche risorsina in più, non perché ci siano due elefanti dalla parte sua e solo una dalla parte mia, ma perché la distanza, si sono accorti che la distanza di generazione tra un player e un altro non è sempre così precisa, e quando due player sono così vicini e basta così poco per perdere un game, un fight, basta un errore, basta un ritardo, immaginatevi un errore del genere a un elo anche solo 1600, perché si sta parlando di un elo ancora più alto. Fattibile, non fattibile, si può mitigare, non lo so. So che anche T90, Spirit of the Law, sulla questione mappa, sulla generazione, su questi effetti randomici, ha avuto qualcosa da dire. So anche che le patch in linea generale, eccola qua la torre, neanche a dirlo, cosa avevo detto io prima, avevano parlato di questi effetti randomici che sembra che, anche se stiamo parlando della Definitive Edition, non siano stati così adeguatamente corretti. Porca puzzetta, quanti cavoli sono? Sono tanti. E per cui un altro ottimo spunto di dialogo, che sarà il caso che te... me li devo segnare, perché io queste cose qua, ragazzi, poi tutte me le segno, perché poi quando si parla di player eccetera eccetera, come vi ho detto, e darmi un consiglio, e dammi questo, e dammi quell'altro, come si studiano le mappe, come studio i miei errori. Ce n'è stato uno che mi ha chiesto anche questo, e gli ho detto, amico mio, ma persone come te non li ho mai... Sì, sei il primo in anni che mi fa una domanda del genere. Ti dico tutto quello che vuoi, anche il mio conto corrente, quanti soldi ho dentro. Facile, facile. Punteggio molto simile tra i due. Macro leggermente migliore, giusto di 1-2 unità per Monesi, ma... Vi ricordate quel famoso discorso del gli hanno rotto le scatole a loro, eccetera, eccetera, e questo porterà ovviamente Monesi ad avere dei ritardi, quindi non potrà sviluppare alcune cose importantissime. Poteva essere tranquillamente l'età dei castelli, ma ovviamente hanno tutti e due l'età dei castelli, ma qualcuno non ha gli upgrade del fabbro di secondo livello, oppure gli upgrade per le sue unità. E il Silver ancora una volta ci aveva azzeccato. Guardate che tech importanti sta facendo per la macro Derrex. Sono davvero importanti, ok? Assolutissimamente da non perdere. Ottimo, vedo qui la cotta di maglia per i cavalli. Bravo Monesi, sai perfettamente dove andare e come colpire. Bravo ragazzone mio, sei proprio bravo. Eccole qua, quello che vi dicevo prima, il possibile errore che si potevano commettere, si poteva commettere mettendo quella barriera. Neanche a dire, oh, le ho azzeccate tutte oggi, ragazzi, le ho azzeccate tutte. Bravo Luca, bravo Luca. Qua lontano, palizzate e case. Ottimo, bravissimo. 13 punti al Grifondoro. Non capisco perché tu ti stai fondando. Si è fondato. Si stava fondando sulla casa, quando invece ti basterebbe colpire la palizzata. Dai Monesi, falli girare, fai girare la palla. Ok, va a chiudere, no problema. Si arrende. Si va a creare un mangano, si va a creare cavalieri. Il counter giusto, il momento giusto. Qua state ben attenti. Qua cosa vedo, ragazzi? Ah, casa. No, ok, niente, scusatemi. Credevo stesse
per costruire una falegnameria. Sarebbe stato, comprendete, no? Un'ansia. Pian piano qua se li mangerà tutti. Se li mangeranno tutti quelle case, quegli alberi. Qua bisogna stare attenti, bisogna iniziare a trovare i prossimi spazi. Almeno nei prossimi 5 minuti. Prossimo spazio da occupare sicuramente questo. Finire un po' qua e stare molto attenti a qua. Nei prossimi 5 minuti in game. No, facciamo 10 minuti in game, dai, meglio. Bisogna pensarci. Le grandi truppe, molto costose da parte di Monesi, molto costose. Certo è che se andassero a segno sarebbe un bel turno al lotto, eh? Un ottimo turno al lotto, un meraviglioso turno al lotto. Secondo, terzo centro città per Derrex, che allunga il suo punteggio di all'incirca 300 punti. È un esercito spaventoso. 31! Porca miseria. 31 balestrieri con freccia, punte in metallo e corazza arciere. Porca miseria, queste spingono un più 2 in attacco e non più un 2 in gittata, più 2 in... e anche più 2 in attacco. Oh yes. Più anche una bella difesa. Wappa, wappa, wappa luppa. Ho visto l'università prima. Non so se vuole puntare alla balistica, ma sicuramente è una tech che allora... Ho visto Monesi spin... Ah, ok. Centro città. Mangano. Vede Monesi. Allunga Monesi. Gioca Monesi. Butta Monesi e via. Bravissimo. Bravissimo. Stavo anche osservando dei player che mi parlavano della campanellina e del suo non buon utilizzo. Non utilizzate la campanellina per portarli dentro. Monesi, Monesi, Monesi. Bravo amico mio, bravo. E buttagliele giù, e buttagliele giù ste robe. E gli arcieri non possono niente. E gli arcieri non possono niente. Ah, ma è entrato Monesi. Ucca miseria, da dove? Fermi, fermi, fermi. Da dove è entrato Monesi? Da qui? Da qui? Che cacchio è entrato? Ah, deve essere entrato da qua sotto. Bravo. Bravo, questa è da... Spingi questi uomini verso il loro limite. Bravo, bravissimo. Questa è sì una cosa. Invece che puntare alle forze militari, poche truppe coordinate, gestite bene, che devono tornare dentro. E tu cosa fai? Poche truppe ma che colpiscono, vanno, cecchinano. 5 unità che fanno fuori, che ne so, 7 abitanti del villaggio all'avversario? È buono, è good, è ottimo. Tengono l'avversario distratto. Ricordatevi sempre anche del quantitativo. Ah, qui, da qui sono entrati. Ricordatevi anche sempre del fattore del... Lui ha... Io gli ho visto utilizzare solo balestrieri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si muove più lentamente, vuol dire che se li vedo dentro qui io posso attaccare e fregarmene in linea generale, ok? Di ciò che avviene fuori. Good, 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 good. Ma un prima o poi lo scontro tra questi cavalli ci sarà. Un prima o poi il grande scontro ci sarà. 58 di macro a differenza di 79 di macro. Attenzione, nonostante questa sortita, questa aggressività, questi 14 abitanti, ragazzi, eccolo qua il numeretto magico qua sotto. 14 abitanti uccisi da Monesi su Derrex.
Nonostante questo, la macro è a notevole, notevolissima appannaggio di Derrex. Stonca, davvero stonca. Davvero, davvero, davvero stonca. Questo può essere un errore, può essere un problema, può essere dovuto a una gestione, può essere dovuto a un momento di non espansione, di non dovuta attenzione da parte di Monesi sulla macro. Può essere tutto e può essere anche di più. Attenzione, si va verso l'età imperiale da parte di Derrex. Si vede quel famoso ritardo di cui vi ho parlato. Si vede quel famoso ritardo. Si vede questo famoso ritardo. Si sentirà questo famoso ritardo. Perché poi probabilmente scatterà l'upgrade di queste unità in balestrieri scelti. E poi amici, 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 amici con benefici. Amici con benefici. Ma qua Derrex. No, qua Derrex se l'è giocata male. Qua Derrex se l'è giocata male con due man. Qua è da prendere il nostro libro degli appuntini. Iniziare a buttare giù. Vittoria. Sofferta molto. Abbiamo visto una differenza sulla macro. Abbiamo visto un monouso da parte di Derrex delle sue unità. Un ottimo utilizzo dei counter, ovviamente, da parte di Monesi. C'è anche da dire che forse Derrex si è arreso troppo velocemente. Un uomo che non ha scoutato correttamente. Parlo sempre di Derrex, eh? Non ha scoutato proprio bene bene bene, non ha visto molto bene 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 il punteggio, non ha un attimino, si è un attimino bloccato lì, ha detto sto per passare all'età imperiale, vediamo se lui mi arriva subito dopo oppure, perché il nostro uomo stava per passare all'età imperiale, con l'età imperiale si sarebbero potute fare tante cose, tante enormi tecnologie, ok, che Monesi non si sarebbe potuto permettere. Guardate le risorse di Monesi. Gli ci volevano. Meglio, brava, perché l'italiano non mi aiuta oggi. Gli ci volevano minuti. Tanti minuti. Minuti in cui Derrex poteva schiacciare. Momenti in cui Derrex poteva anche tranquillamente, con tutte le sue risorse, ripinguare le sue forze, anche se il signor Monesi ha 21 cavalieri, essenzialmente però con tutto quello che hai a disposizione. Ma scusa, ha solamente un'area di tiro con l'arco, una sola, e si basava, no due, scusatemi, apposta, niente, come non aver detto niente, sono comunque poche, ma non così tante. Capite cosa voglio dire? Un GG troppo presto, un GG che lascia, che molla, che però non lo vedeva così tanto, aveva perso un fight, non aveva perso la guerra. Si poteva ancora fare tanto e avresti ancora potuto fare tanto danno al nostro Monesi, non che io volessi che perdesse, per l'amor del cielo, ma hai sbagliato a utilizzare quelle truppe. Perché le hai utilizzate? Come le hai mosse? Un solo errore pregiudica tutto? No, perché la sua macro era molto più solida di quella di Monesi. Soffermatevi anche su queste questioni, soffermatevi anche su questo. C'è stato un errore grave, ma non un errore che poi ti portava a perdere. Sarebbe stato anche più interessante per noi vedere. Continuate, lottate, non mollate. Monesi è stato molto sfortunato nella mappa, nella posizione, l'abbiamo visto. Ha subito pesantemente per molto di questo game. Era in affanno, sono sicuro che aveva l'ascella pezzata. Non mollate mai. Gente, non mollate mai. Non mollate mai.
dominava. Bisognava iniziare a giocare sulle reliquie. Dominava anche nei tempismi, dominava nella parte society, sono sicuro, 100%, ecco. Qua vedete cosa significa non scoutare, fattore importante. Dunque, Monesi sfortunatissimo, ma questo player ha mollato le mutande troppo presto. Io spero che voi mi vogliate portare e mandare altri replay come questo, che vi vedono in estrema difficoltà e che magari, ragazzi, vi fanno anche perdere. Mandatemele uno che fa perdere, per piacere, mandatelo, perché è da lì che io, voi, tutti insieme impareremo di più. Grazie mille a tutti quelli che mi supportano, grazie mille a tutti quelli che mettono un like, grazie mille ai nuovi arrivati, grazie mille a tutti quelli che mi chiedono di questo nuovo progetto di Control, grazie mille a tutti. Qua e tanto altro racconteremo ancora in questo canale. Alla prossima, ciao!